fin da piccolo, no? Pensi alla Cina come questo paese particolarissimo, lontanissimo. Sono stato per tanti anni primario ortopedico, quindi giravo moltissimo per i congressi e ho avuto la fortuna e l'occasione di parlare qui in Cina proprio 20-30 anni fa. Francamente è cambiato il mondo, cioè vederla 20 anni fa, rivederla ora è come vedere cadere il muro di Berlino. Oggi vedi città stile americano e non ti dà più quel quid della Cina come te la immaginavi te da piccolo. È un'altra Cina. Io ho fatto 15 anni il responsabile medico della nazionale, tra esperienze devastanti ma anche esaltanti, quella più esaltante è quando vincevo il mondiale. Quindi con Marcello è rimasto questo legame, per cui quando nel 2012 mi chiamò e mi disse: senti, verresti a farmi da consulente ortopedico, medico della squadra? E io insomma accettai con grande fervore e con grande simpatia. E venimmo proprio qui, questa città, Guangzhou, conosciuta da noi come Canton. In realtà Canton è la regione. Fu carinissimo questo arrivo in una squadra cinese. Marcello per primo, con tutto lo staff che si era portato dietro, dovettero rivoluzionare il mondo. E ti dirò, anch'io nel mio campo, insomma, perché la medicina dello sport non esiste in Cina. Al di là delle emozioni calcistiche vere e proprie, poi io faccio il medico, quindi ho portato la mia esperienza qui all'interno e devo dire che sono stato recepito molto molto bene. La prima volta che vidi diciamo il grande capo del Guangzhou mi disse: le chiediamo di poter insegnare ai nostri. E il nostro stadio è lo stadio dell'Evergrande. Di stadi così in Cina ce ne sono una marea. Per esempio il calcio negli Stati Uniti hanno cercato in tutti i modi di portarlo ma non ha mai sfondato. In Cina è stato lo stesso, però negli ultimi tempi, anche un po' per volere della parte politica, sappiamo perfettamente come il presidente cinese sia un appassionato di calcio, quindi c'è stata una spinta anche dall'alto che è stata recepita nelle varie città dai grandi imprenditori, anche se molte di queste società calcistiche cinesi sono parastatali o statali. E quindi hanno acquisito delle eccellenze per stimolare la passione. E così è stato. Credimi, se te vieni a vedere una partita di Premier League qui in Cina, trovi gli stadi pieni. Trovi gli stessi cori, le stesse tonalità. Cioè, ti senti di essere a casa comunque. Io ho avuto l'esperienza anche della nazionale cinese. Abbiamo fatto recentemente anche con Marcello la Coppa d'Asia e c'era un interesse in Cina molto alto. Bellissimo, tra l'altro, no? Aver fatto per 15 anni responsabile della nazionale italiana di calcio e ritrovarmi a fare la stessa cosa alla nazionale cinese di calcio. Comunque, quando senti l'inno nazionale, dovunque tu sia, il brivido ce l'hai, certo. Con l'Italia era un'altra cosa. Devo dire che quel 2006 cominciò non bene, come ti ricorderai, insomma, un momento di scandali, di crisi. Quando partimmo da Coverciano non c'era un tifoso e ci guardammo tutti in pullman, c'era quella tristezza ma anche quella voglia di fare, no? E partimmo, arrivammo in Germania e invece lì c'era il calore degli emigranti. Poi è successo quello che è successo, Marcello era consapevole di essere riuscito a creare non una squadra, ma come diceva lui, la squadra. Al nostro ritorno c'erano 2 milioni di persone ad attenderci. Quando ci sono dei calci di rigore importanti che si devono battere, spesso i giocatori eludono, cercano di non farsi trovare perché c'è un timore grosso. E in quel momento tutti i giocatori, dico tutti, erano intorno a Marcello e tutti volevano tirare il rigore. Pensa, compreso Gigi Buffon. E Marcello mi disse che in quel momento capì che avremmo vinto il mondiale. Io continuo a lavorare moltissimo nella mia professione e parallelamente, finché potrò, il mondo del calcio mi avrà. Perché te in quell'ora e mezzo sei pervaso da mille sensazioni che vanno dalla rabbia, dalla gioia, dalla depressione. Emozioni. Allora, finché queste emozioni potranno rimanere sulla mia pelle, non cercherò di portarla avanti. E quindi
Beh, da grande vorrò ancora guardare dentro uno stadio di calcio.